Dei Cavalieri della Stella, emozione ai tanti messinesi che partecipano all'evento promosso dall'Associazione Storico-Culturale Compagnia d'Armi Rinascimentale della Stella, un evento che, seppur rinviato al prossimo anno a causa del Covid, può essere visualizzato sulla pagina Facebook dell'Associazione, che ripropone il video della scorsa edizione. Laura Simoncini. Di grande suggestione che dal 2013 viene riproposto alla città in occasione del 6 gennaio dall'Associazione Storico-Culturale Compagnia d'Armi Rinascimentale della Stella di Messina, presieduta da Giuseppe Amato. L'obiettivo è da sempre quello di riportare all'attenzione della collettività l'importanza che avevano nel passato le tradizioni, i costumi e le testimonianze architettoniche del periodo rinascimentale siciliano e messinese in particolare. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, non è stato possibile organizzare l'attesa rievocazione storica dei Cavalieri della Stella, un'antica tradizione che vedeva nel giorno dell'Epifania la festa dell'Illustre Ordine Militare della Stella, sodalizio fondato a Messina nel 1595 dalla nobiltà in difesa della fede del territorio peloritano. Non potendo svolgere l'affascinante corteo storico, i componenti dell'associazione hanno inserito nella propria pagina Facebook un video che riassume l'edizione 2020, con la speranza che il prossimo anno possa rinnovarsi la festa del glorioso Ordine Equestre della Stella di Messina. La rievocazione storica, che si snoda lungo l'antico tracciato un tempo percorso dai cavalieri, si apre a piazza Palazzo Reale da musici in costume, seguiti da alabardieri, archibugieri e cannonieri del Terzoveio de Sicilia, con nobili e dame messinesi, un drappello di cavalieri dell'Ordine della Stella e diversi figuranti. Il corteo si conclude poi al Monte di Pietà, dove si tiene il suggestivo Gran Ballo della Nobiltà Messinese. Ad occuparsi della fedele ricostruzione filologica di abiti e armature è Giuseppe Amato, mentre il consulente storico di questo coinvolgente evento è Marco Grassi, un importante ordine vanto e gloria della città che rimase attivo per meno di un secolo perché fu sciolto nel 1674 durante la rivolta antispagnola di Messina. Oggi ad indossare splendidi costumi e precise repliche di elmi e armature rinascimentali sono orgogliosi messinesi che hanno riportato per le vie della città i fasti del XVI e del XVII secolo. E veniamo